Ciao a tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questo nuovo episodio dedicato ai video unboxing degli ultimi recuperi fatti appunto per quanto riguarda le varie edizioni home video, 4K, Blu-ray e DVD. Oggi parliamo unicamente di 4K, ho recuperato due titoli abbastanza recenti, sono usciti nei mesi scorsi, fine 2023 più o meno, ho aspettato che il prezzo calasse. In più ho fatto anche un altro recupero, un'edizione uscita in commercio un bel po' di tempo fa, credo 2 o 3 anni fa. Comunque iniziamo prima da quelli più recenti, un titolo diretto negli anni 80 dal regista Francis Ford Coppola, ovvero I ragazzi della 56esima strada, uscita appunto per la 4K della Eagle Pictures, edizione questa nella sua versione Director's Cut, molto bello l'effetto di questa slip, soft touch, con elementi in rilievo e luccicanti, diciamo tra virgolette, edizione quindi con l'HDR, questa è la costina, viene appunto specificata la presenza della Director's Cut, non dovrebbe esserci la versione cinematografica. Qui sul retro vediamo un po' tutto nel dettaglio, per quanto riguarda le tracce abbiamo l'italiano e l'inglese in DTS HD Master Audio, quella italiana in 2.0 mentre in 5.1 quella inglese. Ricordo che il film è uscito anche all'estero in 4K, edizione nettamente migliore per quanto riguarda il comparto extra, un bel po' di contenuti speciali appunto sia nella versione quella uscita in Germania in un bel box, ma anche in altri paesi. Purtroppo noi dobbiamo accontentarci di un comparto extra un po' più contenuto, come possiamo leggere abbiamo soltanto 41 minuti di contenuti speciali, molti di meno rispetto alla vecchia edizione uscita nel formato Blu-ray che vi mostrerò tra pochissimo, tutti riversati sul disco Blu-ray. Abbiamo un'intervista fatta a Stephen Barum, un extra sul restauro e il museo degli Outsiders, pellicola che dura 115 minuti, girato appunto nel 1983, abbiamo un gran bel cast, delle giovani promesse che negli anni diventeranno delle vere e proprie star come Tom Cruise, come Matt Dillon, Patrick Swayze, Ralph Macchio, che poi girerà 1 o 2 anni dopo anche Karate Kid, poi abbiamo Emilio Estevez, una giovane Diane Lane, insomma gran bel cast per un gran bel film che non vedo da quando uscì l'edizione nel formato Blu-ray. Diamo un'occhiata alla Marai, togliamo la slip, questa l'ho recuperata davvero ad un ottimo prezzo, era sceso 13 euro, spesso e volentieri cala di prezzo, quindi mi raccomando tenete sempre sott'occhio anche la chat Telegram e quella WhatsApp dove io posto tutte le migliori promozioni, se volete unirvi sono tutte e due disponibili, trovate il link nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda la Marai è praticamente identica, all'interno abbiamo i due dischi 4K e quello nel formato Blu-ray, e qui abbiamo anche la card, questa bella immagine è una card limitata a 1000 copie, la mia è la copia numero 863. Poi negli anni 90 è stato anche girato una specie di sequel, una specie di serie che funge appunto da sequel. Come dicevo, io avevo già acquistato l'edizione uscita per la Universal, questa qui, edizione anche questa con la versione Director's Cut, però in questo caso c'erano molti più extra. Come possiamo vedere c'era un'introduzione e commento audio di Francis Ford Coppola, poi un commento al film di Matt Dillon, di Thomas Howell, Diane Lane, Rob Lowe, Ralph Macchio e Patrick Swayze, uno sguardo sul film, poi avevamo un'intervista qui con l'autrice del libro, il casting, le NBC News, scene eliminate, i membri del cast leggono alcuni estratti del copione, insomma c'era un bel po' di contenuti extra, infatti questa edizione comunque me la tengo bella stretta. Vorrei anche recuperare l'edizione tedesca che ha tanti altri extra, quindi vediamo prima o poi se scende di prezzo. Per quanto riguarda le tracce presenti invece in questa edizione, oltre all'italiano avevamo anche lo spagnolo, il portoghese, il giapponese e il russo.
ed era così. Voilà. Bene, passiamo invece al prossimo titolo. Anche questo un recupero fatto con un ottimo prezzo, pagato intorno ai 13-14 euro. Ed è L'ultimo imperatore, che è stato diretto da Bernardo Bertolucci, fece incetta di Oscar, era il 1987 se non sbaglio, The Last Emperor, anche questo appunto uscito per la 4K, stesso effetto, soft touch, bell'effetto, ecco qua. Giriamo, vinse appunto diversi premi Oscar, miglior film, regia, sceneggiatura, fotografia, scenografia, costumi, montaggio sonoro e colonna sonora. Edizione questa che comprende la traccia italiana e quella inglese in DTS HD Master Audio 5.1, bella durata, dura 161 minuti. Io sinceramente questo film non l'ho mai visto, per questo sarà una prima visione per me. È una bella mancanza, lo so, non ho mai acquistato nemmeno la versione uscita nel formato DVD, che aveva anche diversi contenuti speciali, a differenza di questa edizione che non comprende nemmeno un trailer. È un gran peccato. La Turbine, ad esempio, in Germania ha fatto uscire una gran bella edizione con tantissimi contenuti speciali, making of, eccetera. Ahimè, noi, con il nostro Bertolucci, non abbiamo nemmeno un'intervista. Peccato. Comunque, edizione questa con HDR, fronte retro identico, e poi qui all'interno abbiamo disco 4K e disco nel formato Blu-ray. Edizione anche questa limitata a 1000 copie perché contiene la card, e questa invece è l'immagine sulla card. Nel 2013, se non sbaglio, era uscita anche una versione nel formato 3D. Ricordo ancora comunque la cover di questa edizione 3D, però ripeto, non l'ho mai visto. Adesso ci sarà finalmente l'occasione. Rimettiamolo all'interno della sua slip. E adesso passiamo ad un altro bel titolo. Questo invece è stato girato nel 1991 ed è The Doors. Questa è la versione... il film girato da Oliver Stone, con protagonista il grande Val Kilmer, la sua compagna qui invece interpretata da Meg Ryan. Andiamo a spacchettarlo, questo ancora non l'ho nemmeno spacchettato. Ecco qua, anche in questo caso abbiamo un bel effetto, molto bello il tatto. Poi abbiamo l'icona di Jim Morrison lucida, anche il titolo The Doors HDR, e qui invece vediamo sul retro che cosa è presente. Tra i contenuti speciali abbiamo sul disco 4K Ritorno alle origini, il making of, mentre sul disco Blu-ray abbiamo Jim Morrison, Un poeta a Parigi. Gli extra, quelli presenti sul disco Blu-ray, dovrebbero essere gli stessi extra che erano presenti anche nella vecchia versione Blu-ray già uscita un bel po' di anni fa. Per quanto riguarda le tracce audio, abbiamo l'italiano e l'inglese, italiano in 2.0 DTS HD Master Audio, 5.1 invece la traccia inglese, dura 140 minuti. Comunque ottima interpretazione di Val Kilmer per questo film. Vediamo l'interno, e qui invece abbiamo due slot posti in questa maniera, Blu-ray e 4K. Anche questo è un film che non vedo da tantissimi anni, credo fosse dalla versione VHS addirittura. Avevo la versione VHS della Cecchi Gori, quelle belle con il titolo argentato, lucido, e poi non l'ho mai più visto, quindi è da rivedere sicuramente. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video unboxing dedicato a queste edizioni della 4K. Ecco qua, 4K, due sono un po' più recenti, mentre The Doors è già uscito, vediamo un po' se ricordo l'anno. No, qui non è specificato, ma credo fosse nel 2021. Vabbè. Comunque, termina qui questo video. Vi ringrazio
per la visione. Se è stato di vostro gradimento, metteteci pure un like, commentate, e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!